La storia che sto per raccontarvi narra le gesta eroiche di una giovane ragazza cinese. Il suo nome è Mulan, Hua Mulan, e benché fosse poco più di una bambina, ben presto divenne uno dei guerrieri più famosi e importanti del suo tempo. Hua Mulan, hai detto, è un nome molto bello, ha qualche significato particolare per caso? Ma certamente, Hua vuol dire fiore, la parola Mu invece significa legno, mentre Lan vuol dire orchidea. Diciamo che si potrebbe tradurre il tutto con magnolia fiorita, ma non dovete lasciarvi ingannare dalla fragilità del suo nome. Mulan, infatti, era una bimba un po' vulnerabile. Come tutti i bambini della sua età, del resto, ma gli ideali alti e puri che abitavano il suo giovane cuore la rendevano forte e battagliera. In quella ragazzina c'era un vero soldato. Guarda! Come vola in alto, hai visto? Sono draghi iridescenti, vanno su, sempre più su. Tu ragazza coraggiosa, che farai? Sei leggiadra come un fiore, ma combatti con onore, indomabile guerriera tu sarai. Una siccità così terribile non si era mai vista, credetemi. Già, senza acqua non potremo più coltivare niente, né riso né altre piante, ci pensate? Moriremo tutti quanti di fame. Poveri noi. Se la fortuna non girerà al più presto dalla nostra parte, saremo costretti ad abbandonare questi campi e il nostro adorato paese. Bisogna fare qualcosa. Andiamo. Ciao, Mulan. Mamma, cosa vuol dire questo avviso? Il nostro imperatore ha bisogno che noi l'aiutiamo. A quanto pare, un numeroso gruppo di soldati ribelli si sta preparando ad attaccare e a invadere la Cina del Nord. Purtroppo non possiamo aiutare il nostro paese, perché tuo fratello è ancora troppo piccolo per partire, mentre tuo padre ormai è vecchio, stanco e senza forze. Beh, potrei partire io, no? Oh, non dire sciocchezze, tesoro. Tu sei una meravigliosa ragazzina e il tuo posto non è certo l'esercito, perciò non pensarci nemmeno, chiaro? Anche perché, se devo dire la verità, avrei pensato di prometterti in sposa a Feng Shuang, il falegname del villaggio. Che ne dici? Che cosa stai dicendo? Il vecchio Feng Shuang? Andiamo, mamma, quell'uomo potrebbe essere mio nonno. Non lo sposerei nemmeno per tutto il riso del mondo, se vuoi saperlo. Bambina mia, quante volte te l'ho detto che non devi discutere con me. E comunque la decisione finale spetta a tuo padre, è chiaro? Mulan! Non hai visto come sono stato bravo a far volare il mio nuovo aquilone? Era il più alto di tutti. Sì, l'ho visto. Sei stato davvero bravissimo. Amatissimo padre, ti prego, permettimi di servire il nostro grande e nobile imperatore Hong Li. Come saprai, il nemico sta invadendo i nostri territori al nord della Cina e tutto il nostro popolo è in grave pericolo. Non possiamo ignorare questa richiesta d'aiuto disperata. L'imperatore ci sta chiedendo un gesto di lealtà nei suoi confronti. Lui ha sempre fatto tanto per te, per la nostra famiglia, per il nostro popolo. Mia piccola adorata figliola, sei proprio sicura di voler fare come dici? Ne sono più che certa, padre. Con il tuo consenso andrò a comprare un elmo e una spada e manterrò alto il valore della nostra famiglia servendo fedelmente l'imperatore e combattendo per il mio popolo. La guerra è una faccenda esclusivamente per uomini. Hai già pensato a come farti accettare dai tuoi compagni di avventura? Non devi assolutamente preoccuparti per me, padre. Con il mio travestimento nessuno capirà mai che sono una ragazza. Andrà tutto bene, fidati di me. Per favore, padre, esaudisci questo mio desiderio. Servire una causa nobile e giusta è la cosa più bella che possa accadere in una vita. Non lasciare che usciupi un'occasione tanto favorevole, te ne prego.
Per me sarebbe un'esperienza molto importante e poi vorrei che tu fossi fiero di me. Va bene, mia piccola Mulan. Fa pure come desideri. Però devi promettere al tuo vecchio padre che sarai prudente. Oh, padre, lo sarò. Stanne certo, non devi preoccuparti. E comunque vadano le cose, sappi che noi siamo già orgogliosi di te, piccola mia. E io lo sono in modo particolare, adorata sorellina. Ti ringrazio di cuore, padre. È il regalo più bello che tu potessi farmi. Ma adesso sarà meglio che mi sbrighi. Non c'è un minuto da perdere. Devo andare subito a procurarmi il necessario per partire e raggiungere il fronte. Prendi almeno queste poche monete. Sono certo che ti torneranno utili. Tieni. Oh, grazie, grazie dal profondo del cuore, padre. Addio. Dove sta andando, Mulan? Aspettami, vengo con te! Wazoo, perché l'hai lasciata partire? È ancora così giovane e poi chissà quante umiliazioni dovrà sopportare in mezzo all'inferno della guerra. Nostra figlia è solo una ragazzina. È esattamente per questo che l'ho lasciata andare. Come dici? Ma non ti capisco. È semplice. Io sono convinto che Mulan non riuscirà mai a farsi accettare nell'esercito. La scopriranno subito e la rispediranno a casa. Questo però le avrà dato almeno una possibilità di servire il nostro paese. Lei sarà in pace con la sua coscienza e io penso che ciò sia molto importante. Ricorda, non bisogna mai calpestare gli ideali dei giovani, mia cara. Perdonami, marito mio. La tua saggezza è infinita quanto la tua bontà. Anche se io resto comunque preoccupata per ciò che potrà accadere alla mia piccola e ingenua Mulan. Eh sì, la nostra piccola Mulan si dimostrava davvero coraggiosa e determinata e il pericolo, vi assicuro, non la spaventava assolutamente. Però all'estremo nord del paese viveva un essere perfido e ambizioso di nome Yuzu, una vera minaccia per tutti. E quello sì, bambini miei, che era un personaggio da cui stare assolutamente alla larga. È tutto inutile, non c'è abbastanza acqua e il riso in questo modo non può crescere. Non si era sentito mai, nemmeno dai racconti dei nostri avi, di una siccità così lunga e spaventosa. Eh sì, hai ragione, è vero, questa siccità è del tutto fuori del normale. Sono più che certa che deve esserci di mezzo qualche maleficio. Io invece credo che si tratti solamente di una dura punizione degli dèi perché qualche dignitario è mancato ai suoi doveri. Amici miei, avete perfettamente ragione. Questa gravissima siccità non è dovuta al caso, ma è frutto della precisa responsabilità di una persona, di una sola persona. Yuzu, sospettavamo qualcosa del genere. Dici chi è il responsabile di questa calamità e ci penseremo noi a fare giustizia. Calma, amici, calma. Il colpevole di questo disastro, colui che con il suo comportamento ha attirato su di voi l'ira e la cattiveria degli dèi, è una persona troppo importante perché possiate affrontarla da soli. Non potreste mai arrivare fino a lui. Avanti, dici chi è. Noi non abbiamo paura di nessuno, Yuzu. Ebbene, se volete saperlo, se insistete tanto ve lo dirò. L'unico responsabile di tutto questo è l'imperatore in persona. No, Uccidiamolo! Dovete credermi, amici, purtroppo la colpa è solo del nostro imperatore. Sì, e allora difendiamo l'imperatore. A morte, a morte! Abbasso l'imperatore, dobbiamo ucciderlo. Così i nostri guai finiranno. Uccidiamolo! Le vostre parole risplendono di saggezza e ora unitevi agli altri soldati che aspettano ai margini della frontiera. Su, coraggio, muovetevi! Molto bene, allora noi andiamo. Ti aspetteremo al confine, Yuzu. Andate, miei cari, e buona fortuna. Ci vedremo molto presto. Adesso però sarà opportuno che vada a prendere gli ultimissimi accordi con il mio socio Sputafuoco. Sempre peggio, caro Yuzu. Questa pietra è tutto fuorché preziosa. Meriteresti che ti incenerissi qui all'istante per la tua insolenza, vecchio babbeo. Come osi farmi offerte non appropriate? Sparisci dalla mia vista, razza di mamalucco, che non sei altro! Come ti permetti, brutto impertinente? Non ho mai visto un essere più avido e mostruoso di te!
Sai bene comunque quale sarà la tua ricompensa se ti mostrerai all'altezza della situazione. La spada sacra dell'imperatore appartenuta ai più grandi condottieri della Cina sarà tua. Sempre a patto che tu rispetti gli accordi presi. Ma certo, e tu ti sei dato da fare? A che punto è la situazione? I contadini ormai sono allo stremo e per me è facile far loro credere che è tutta colpa dell'imperatore. Ora si stanno convincendo che se vogliono sopravvivere dovranno battersi contro l'imperatore. Hanno compreso che non c'è altra soluzione. Bene, molto bene. Sei un ottimo stratega, Yuzu. Però cerca di affrettare i tempi, perché lo sai, non posso stare troppo tempo senza incrementare i miei adorati tesori. Basta con queste chiacchiere inutili. Se vuoi altri tesori dovrai fare qualcosa anche tu per guadagnarteli. È ora che tu prenda il volo e vada a spargere un altro po' di fuoco sopra i cieli della Cina. Non dobbiamo perdere tempo, bisogna fare in modo che la siccità porti alla più tremenda disperazione i contadini e li spinga a ribellarsi contro l'imperatore. Questa sarà la peggiore carestia di tutti i tempi. Bravo, Yuzu, l'hai detto. Tanto più che quest'oggi mi sento proprio in gran forma. Eh sì, il perfido mago Yuzu si stava servendo di un drago avido e malvagio per mettere in ginocchio l'intero paese. I contadini delle terre del nord della Cina erano ormai ridotti alla fame e alla miseria per via di quella grave siccità che sembrava durare un'eternità. Oh, è terribile! Com'è possibile avere un cuore tanto cattivo? Il fatto più grave era che i contadini erano accecati dalla rabbia. Yuzu era riuscito a convogliare la loro collera contro l'imperatore Hong Li, che, poveretto, non aveva nessuna colpa di quanto stava accadendo ai loro campi. E adesso si stava preparando a guidare un piccolo esercito che l'avrebbe portato a conquistare il potere. Ma è meglio tornare alla nostra piccola Mulan. È pura seta, signore. Guardate bene, è in offerta. No, questa non va bene. Ne vorrei una migliore, per favore. Un po' più lunga e anche meglio temprata. Non ci posso credere. Sei soltanto una ragazzina, ma vedo che di armi te ne intendi e molto anche. Bene, credo di avere qua sotto quello che fa per te. Ecco qui, questa è più costosa, ma sono certo che la apprezzerai. Bellissima, davvero fantastica. Come vedi, è di ottima qualità. L'artigiano che l'ha forgiata si è ispirato alla più famosa spada sacra dell'imperatore. Va bene, prendo questa. E adesso mi servirebbe anche un elmo. Un elmo per quella testolina? Ma sarà difficile. Che cosa potrei darti? Che c'è, cara signorina? Mi pare che ti vada un po' stretto, forse. Quanto sei buffa! Oh, mamma, che ridere! Questo è proprio quello che ti ci voleva, ragazzina. È all'ultima moda, perciò... Ma sì, ridete pure, spiritose. Chissà che cosa c'è da ridere. Vorrei provare quell'elmo laggiù, quello posato sulla testa del manichino. Ma quello è un elmo per figura, non è in vendita, mi dispiace. E poi sarebbe sempre e comunque più largo della tua microscopica testolina. Non si preoccupi, Melodia. Per il manichino potrà sempre farne un altro, no? E va bene, accontentiamo la nostra signorina. Non ho nessunissima intenzione di farla arrabbiare. Dai, adesso noi prepariamoci a fare un'altra bella risata. Ehi, sorellina, ma ti sta benissimo! Beh, adesso che cosa c'è? Si può sapere perché non ridete? Ci picchia, Mulan! Lo sai che sembri proprio un guerriero vero vestita così? Bene, ragazzina, alla fine sei riuscita a trovare quello che volevi. Ma mi porti via gli oggetti migliori della bancarella, perciò se intendi comprare anche gli altri indumenti adatti a un guerriero, ti avverto subito che dovrai darmi almeno 3 monete d'oro. Ho denaro a sufficienza. Come desidera, signoria illustrissima. Ho proprio l'armatura completa e giusta della tua taglia. Se vuoi gentilmente provarla, accomodati, prego, da questa parte. Mi raccomando, va subito a casa e di che non stiano in pena per me. Io tornerò molto presto. E tu, Chompy, stai sempre accanto al mio fratello e avvertilo se c'è qualche pericolo.
Arrivederci allora e fate i bravi voi due. Avanti, avanti! Chi deve arruolarsi nelle file dell'imperatore si sbrighi! Su, su, muoverci! Scattare! Scattare! Coraggio, bello! Sbrigati, avanti! Datti una mossa, dai! Grazie al cielo è andato tutto bene. Ora credo sia meglio entrare in questa tenda per cercare di riposarmi un pochino. Salve, soldato! Che fai? Accomodati pure. Piccola peste che non sei altro, ti avevo detto di tornare a casa o sbaglio? Questa non è certo una missione per dei piccoli scoiattoli come te. Ehi là, soldato, ma che bella vocetta squillante che abbiamo questa sera. Certo che se combatti come parli, allora poveretti noi, siamo veramente rovinati. Ti consiglio caldamente di badare a quello che dici quando ti rivolgi a me, ragazzino. O per te saranno davvero guai seri, mi sono spiegato? Chang Li, il giovane soldato che Mulan aveva incontrato nella tenda, vedendo la forte reazione di quello che credeva solo un commilitone un po' strano, pensò di non insistere a prenderlo in giro e i due si addormentarono. Poi che è successo? Dai, racconta, è così bella questa storia. Ah, lo so bene, ma il bello deve ancora venire, ragazzi. Ora ascoltate con molta attenzione. La mattina seguente di buon'ora, il battaglione al completo era pronto a muovere verso nord per combattere l'invasore. Come hai detto che ti chiami, soldato? Mi chiamo Hua Mulan, ma tu puoi chiamarmi solo Mulan. Ti spiacerebbe ripetere, credo di non aver capito molto bene. È un nome un po' strano per un ragazzo, non pare anche a te? Ti informo che non ho mai avuto alcun problema con il mio nome e non sarai certo tu a farmeli venire, hai capito? Non so cosa sia, ma c'è qualcosa in te che non mi convince per niente, Mulan. Allora, voi due, la vogliamo smettere di chiacchierare laggiù? Voglio ordine e disciplina, chiaro? Avanti, marsh! Mentre il battaglione era in marcia verso nord, il caldo cominciava a farsi insopportabile e i soldati rischiavano di finire prima del tempo la loro scarsa razione di acqua. Un po' di acqua, per carità. Ho sete, vi prego, soltanto un sorso. Se hai sete, vecchio, puoi andare laggiù. Guarda, c'è una fogna. Ecco qui, può bere un po' della mia acqua se lo desidera, prego. Ti ringrazio, figliolo. Che cosa stai facendo, soldato? Cerca di ricordare che qui non è prevista nessuna razione extra di acqua, sia ben chiaro. Hai capito bene? Sì, signore, ho capito, ma trovo alquanto ingiusto lasciar morire di sete questo povero vecchio innocente. Beh, vorrà dire che ora affronterai il resto di questo viaggio lungo e faticoso con l'acqua che ti è rimasta. Peggio per te, in marcia! Se noi tutti fossimo stati meno egoisti e avessimo dato anche una sola goccia delle nostre borracce, avremmo avuto acqua a sufficienza per dissetare non uno, ma 100 poveri viandanti come quest'uomo. Hai ragione, Mulan. Può prendere un po' d'acqua anche dalla mia borraccia, se vuole. Grazie di cuore, figliolo. Quando finiranno questo caldo e questa siccità terribile? Come puoi essere tanto sicuro che questa siccità non rappresenti una fortuna per tutti noi? Una fortuna? Ma che cosa dice? È una disgrazia e basta. Mentre i soldati dell'imperatore erano in marcia verso nord, il perfido mago Yuzu si era messo alla guida delle sue truppe formate da ribelli e contadini furiosi e si dirigeva verso sud, mettendo contemporaneamente a punto la sua strategia, che si basava su una manovra di aggiramento delle truppe imperiali per accerchiarle, coglierle di sorpresa e impedire loro qualsiasi resistenza. Ecco, mi sembra che abbiamo raggiunto una posizione eccellente. Lei che ne pensa? Sono d'accordo con lei. Ora le truppe imperiali si trovano all'incirca in questo punto. Le nostre truppe invece stanno completando l'accerchiamento sia da destra che da sinistra. In questo modo potremmo facilmente prendere il nemico alle spalle e annientarlo. Molto bene. Quando i soldati dell'imperatore si troveranno stretti fra due fronti, saranno obbligati a capitolare o ad unirsi a noi contro il grande ed ex signore Hong Li. Sì, non hanno scampo. Ormai sono in trappola.
Ma il destino, spesso bizzarro, aveva deciso di salvare dall'accerchiamento i soldati dell'imperatore, facendo imperversare sulla zona una fortissima tempesta di sabbia che fece perdere l'orientamento alle truppe della fazione opposta. Anche Mulan e Chang-Li, mezzi accecati, si allontanarono dai commilitoni e si persero. Chang-Li, rispondi, dove sei? Mi sono persa, non vedo niente, aiutami! Mulan, sono qui! Vieni da questa parte! Forse ho trovato un riparo, muoviti! Se non sbaglio, tra quelle rocce c'è una specie di grotta. Andiamo, lì potremo stare al sicuro. Per loro fortuna, Mulan e Chang-Li trovarono del tutto casualmente un provvidenziale insperato rifugio in una caverna vicina. Accipicchio, che tempaccio, è davvero terribile. Ci mancava solo questa tempesta di sabbia. Puoi dirlo forte, Mulan. Però è piuttosto strano. Questo posto mi sembra abbastanza familiare, già. Padre Chang-Li, per fortuna stai bene. Temevo che non riuscissi a respirare. Mulan, in mezzo presto, a quella terribile vieni a tempesta. Vedere! Guarda, ecco, è qui che hanno imprigionato l'altra parte di me. Riconosco questo posto. Sai, Mulan, questo è certamente un segno del destino, ne sono sicuro. Mi spiace, ma non credo di capire. Che cosa vuoi dire? Ascoltami bene, perché quello che sto per rivelarti è una cosa che ben pochi esseri umani conoscono. Devi sapere, amico mio, che il mio vero aspetto fisico non è quello che stai vedendo in questo momento. Oh, andiamo, come? Vorresti forse dire che in realtà tu non sei un ragazzo? Mulan, non spaventarti, ma io in realtà sono un drago volante e ti assicuro che sono uno di quelli belli grossi. Mi stai prendendo in giro o che cosa? Un drago, andiamo! Lascia che ti spieghi e per favore cerca di credermi. Tanto tempo fa, un perfido mago dei territori del nord mi chiese di assecondarlo in alcuni suoi malvagi progetti. In cambio, mi aveva promesso immense ricchezze e la più grande potenza, facendo leva sulla superbia e sull'avidità, due caratteristiche che sono tipiche di tutti noi draghi sputafuoco. Quello che stai dicendo è a dir poco incredibile, Chang. Purtroppo però è tutto vero. E siccome io non voglio assecondarlo, lui con un incantesimo rubò la mia anima di drago e la rinchiuse dentro una scatola magica. Lo so che è tutto incredibile, ma le cose sono andate così. Ma il mago non riuscì a risucchiare la mia anima, che prese forma nel ragazzo che ti sta di fronte. Da anni ero alla ricerca della mia immagine pietrificata, e oggi finalmente l'ho trovata. E così ritrovo anche la speranza di poter finalmente annullare questo terribile maleficio. Wow, ma è davvero una storia fantastica, Chang. Quella spaventosa tempesta di sabbia è stata davvero provvidenziale. Adesso, se non altro, abbiamo un punto di partenza. Mi domando se per caso la siccità che ha colpito il paese non abbia a che vedere con quel tuo mago. Certo, ora è tutto chiaro. È evidente che dopo aver fallito il suo progetto con me, deve aver trovato un altro drago. Un drago disposto ad assecondare il suo progetto di mettere in ginocchio la Cina, e credo che questo sia il suo rifugio segreto. Dobbiamo fare in fretta. Come si può fare per farti tornare alle tue sembianze originali? Il mago ha rinchiuso la mia anima di drago in una scatola magica, ed è questa la prima cosa che ora dovremo cercare. E poi, oltre allo scrigno, ci servirà anche la chiave per aprirlo. E non sarà facile trovarla, perché è probabile che il mago custodisca il tutto in un posto inaccessibile. Ah sì, questo è poco ma sicuro. La scatola poi va aperta in questo stesso luogo. Ti prego, Mulan, ora conosci il mio segreto. Sei disposto ad aiutarmi? Forse facile. Il fatto è che né tu né io abbiamo la più pallida idea di dove possa trovarsi quel mago. Chang-Li, amico mio, perché sei così agitato? Stai cercando di dirmi qualcosa? Sta indicando in direzione dell'uscita. Andiamo a vedere. Credo che il mio amico Chompy voglia dirci che tra quegli alberi c'è qualcuno di molto pericoloso. Infatti, credo che questo canto non sia dei nostri soldati imperiali. Già, temo proprio che si tratti delle truppe del mago Yuzu che si sono accampate nel bosco. E adesso che cosa si fa? Coraggio, Chang-Li, hai paura? Non vedi che la fortuna guarda decisamente dalla nostra parte? Non sprechiamo l'occasione. Ma come sarebbe, scusa? Se quelli ci prendono, ci scorticano vivi, lo sai? Ma dai, fifone, basta che non ci facciamo vedere, no? Ora piuttosto sarà opportuno studiare un piano di quelli seri.
Dobbiamo recuperare la cassetta e la chiave approfittando del buio della notte. Adesso andiamo, riposiamoci un po' e facciamo lavorare le meningi. Ascoltami bene, se fosse per me, ci andrei io stesso a recuperare la cassetta e la chiave senza dover chiedere il tuo aiuto. Ma purtroppo il sortilegio del perfido Yuzu mi impedisce di toccarli e persino di avvicinarmi troppo. Quindi una volta dentro la tenda dovrai sbrigartela da solo, amico. Credi di farcela? Non devi preoccuparti per me, Chang-Li. L'importante è che insieme riusciamo ad aprirci una strada e a mettere fuori combattimento le guardie davanti alla tenda di Yuzu. A tutto il resto penserò io, sta tranquillo. Sei davvero un amico, Mulan. Ti ringrazio con tutto il cuore. Adesso aspettiamo che arrivi la notte e poi possiamo procedere con il nostro piano. Ci siamo, Chang. Ecco lì il nostro bersaglio. Dobbiamo caricare le nostre fionde e colpire contemporaneamente con un colpo solo le due guardie che sorvegliano la tenda di Yuzu, hai capito? D'accordo, Mulan, e mi raccomando, non devi assolutamente sbagliare. Accipicchi, amico, dove hai imparato a tirare così bene con la fionda? Complimenti, sei bravissimo. Beh, diciamo che è uno dei miei divertimenti preferiti, però mi pare che anche il tuo colpo non sia stato niente male, eh? Adesso tocca a te, Mulan. Devi andare. Buona fortuna, amico mio. Dunque, quell'uomo che sta russando sarebbe il mago Yuzu. Vedo che, malgrado la siccità, ha mangiato e bevuto a sufficienza per dormire come un sasso. Adesso devo cercare di indovinare dove potrebbe aver nascosto la chiave. Ehi, ma c'è qualcosa che brilla sul suo collo. Ecco lo scrigno. Ma perché le chiavi sono due? La scatola è una sola. Chompy, ho un compito per te. Devi riuscire a portar via quelle due chiavi dal collo di Yuzu, capito? Mi raccomando, sta attento a non svegliarlo. Oh no, Chompy, hai combinato un bel pasticcio. Svelto, Chang, dobbiamo andarcene. Il mago si sta svegliando. Hai preso tutto? Sì, tutto. Corri. Che cosa? Oh no! Oh no! Mi hanno rubato lo scrigno! Ah, ma hanno preso quello sbagliato! Ah, credono di avermi giocato, illusi. Il bello deve ancora venire. Guardie! Allarmi! Allarmi! Presto! Aiuto! Prendete gli intrusi! Da quella parte, presto! Eccovi qua, furbacchioni! Fermi lì! Molto bene, bravi! Li hanno presi! Il gioco è finito adesso. Un altro passo e siete morti. Grande Yuzu, li abbiamo trovati. Sono qui fuori! Eccellentissimo, ecco gli intrusi. Avevano rubato quella scatoletta che sta per terra e che credo che vi appartenga. Ma bravi, bravi! E così voi due piccoli ladroncelli pensavate di giocarmi un brutto scherzo, eh? Ma adesso vi faccio vedere io di che cosa sono capace. Vi sta bene, ve la siete cercata. Le tue magie non ci fanno paura, Yuzu. Ecco, ti servito! Ottimo lavoro, Mulan, bravo! Questi babbei sono talmente efficienti che si sono persino dimenticati di disarmarci. Devo riuscire a prendere lo scrigno. L'ho preso! Chang-Li, presto, scappiamo! Su, muoviti! Maledizione, che state facendo voi? Presto, non fateveli scappare! Il terribile e malefico mago non si aspettava una reazione tanto pronta da parte di Mulan e Chang-Li. E così non fece in tempo a impedire la fuga dei due ragazzi e del simpatico Chompy, che era rimasto sotto il pettorale della divisa di Mulan. La sua collera era tremenda, ma per il momento dovette rassegnarsi. Vai avanti, dici che cosa accadde. Non riuscì più a riprenderli. Oh no! Raggiunsero sani e salvi l'interno della caverna in cui si erano riparati dalla tempesta di sabbia. E qui Mulan depose subito lo scrigno rubato al mago su un basamento posto sotto l'effigie del drago.
Quella scatola contiene la mia anima, ma io non posso toccarla. Può essere aperta soltanto da una persona buona e coraggiosa. E tu lo sei, Luna. Hai con te la chiave. Lo vedi? Il mio jumpy è eccezionale. Sono assolutamente certo che quella è la chiave giusta. Finalmente! Sei diventato un drago! Non riesco a credere ai miei occhi! No, non sono diventato, sono tornato ad essere drago. E ora guarda bene, proverò a fare una bella fiammata. Ma che ti succede, Chang? Non stai bene, non vedo uscire il fuoco. Oh, povero me, è come se la mia potenza si fosse dimezzata. Non riesco nemmeno ad accendere una fiammella. Che mi sta succedendo, Mula? Sta zitto, dragone. Temo ci sia qualcuno all'ingresso della grotta. Ehi, in questa caverna c'è qualcuno! Entriamo a vedere. Siamo stati scoperti. Presto, Mulan, saltami in groppa e vogliamo via. Mi raccomando, bloccate l'uscita e non fate passare nessuno. Noi andiamo a vedere chi si nasconde qui dentro. Tieniti forte! Si parte! Eh sì, le guardie del perfido Yuzu avevano trovato il nascondiglio dei due ragazzi, ma ancora una volta Mulan e Chang ce l'avevano fatta a fuggire appena in tempo, ormai erano liberi. Sì, ma quale guaio era capitato al povero Chang? Già, come mai i suoi poteri si erano dimezzati? Dovete sapere che il mago Yuzu era un tipo che non si fidava mai di nessuno e non aveva mai fiducia nel suo prossimo. Quando si era trattato di imprigionare l'anima del dragone, l'aveva fatto inserendola in due diversi contenitori. In uno c'era la quantità di materia sufficiente per risvegliare il dragone dal suo letargo forzato, ma solo nella scatola che Yuzu custodiva gelosamente addirittura sotto il suo cuscino c'era tutta la potenza bellica del povero Chang, che infatti ora si sentiva già sfinito, come se avesse fatto una corsa di milioni di chilometri e non immaginava nemmeno lontanamente che cosa fosse successo ai suoi straordinari poteri di drago sputafuoco. Oh, ci picchia, Mulan, mi sento a pezzi, come se mi avessero bastonato. Mi dispiace tanto, Chang. Forse devi solamente mangiare qualcosa. Intanto sarà opportuno riuscire a trovare un modo per sedare la rivolta. Dunque, vediamo un po' di esaminare i fatti. Tutto il potere del malvagio mago Yuzu deriva dal fatto che il perfido dragone da lui assoldato è riuscito a provocare con le sue potentissime fiammate una grave siccità nella regione. Sarebbe sufficiente che piovesse anche solo per qualche ora per far diminuire in modo considerevole il suo potere nei confronti dei contadini del paese. Tu che cosa ne pensi, Chang Li? La mia non ti sembra forse una magnifica idea? Ottima, direi! Lo pensi davvero? Beh, ne sono felice. Mi rivolgerò ai draghi della pioggia. Oh, caspita. Beh, se sai dove trovarli, meglio andarci immediatamente. Forza, guidami al loro castello. Agli ordini, Mulan! Dunque, i draghi della pioggia vivevano in un vecchio castello sulla sommità delle nuvole. Le sue mura erano altissime, i mattoni di un bel rosso fuoco. Una volta giunti a destinazione, il drago Chang depose Mulan proprio davanti al portone e la nostra amica si preparò a suonare. No, aspetta, non suonare ancora. Ma che ti prende adesso? Perché mi hai fermato, scusa? Non siamo forse venuti qui per chiedere l'aiuto dei draghi della pioggia? Ma certo, però sarebbe opportuno che a richiedere il loro intervento siano due esseri umani e non un essere umano e un drago. Ma perché, scusa? Che differenza vuoi che faccia? Fa molta differenza, credimi. Ti pare che sia dignitoso per un drago grande e grosso come me andare a chiedere aiuto ad altri draghi che, oltretutto, se non ricordo male, sono anche molto più piccoli di me? Non pensi alla brutta figura che ci potrei fare? Capisco, allora è soltanto per una questione di dignità. Bene, dimmi allora che cosa devo fare. Aspetta solo un secondo, Mulan, e poi vedrai. Ecco fatto, sono pronto. Adesso puoi suonare. Tu
sai come sono questi draghi? Hanno forse un aspetto normale oppure sono brutti e spaventosi? No, sta tranquillo, non sono per niente spaventosi. Non avere paura. Buongiorno, signori. Posso sapere che cosa desiderate? Vorremmo parlare con i draghi della pioggia, se fosse possibile. Sono molto spiacente, ma i signori padroni del castello sono fuori casa e temo proprio che non torneranno prima di qualche giorno. Oh, caspita, c'è andata male. E ora che si fa? È molto urgente. Non potremo sapere dove sono andati. Così forse saremo in grado di raggiungerli, non credi? Ecco, io non so se posso dirvelo, ma forse può esserci un'altra soluzione. Vedrò di farvi ricevere dalla signora madre, se per voi fa lo stesso. Oh, sì, grazie, grazie di cuore. Per noi sarebbe importante. Ci farebbe davvero un grandissimo favore, mi creda. Già. Già. Accomodatevi. Buongiorno, signora madre. E ancora mille grazie per averci ricevuti. Buongiorno a voi, miei cari ragazzi. Poiché nessuno dei miei figli è qui, non è una cosa conveniente che voi restiate. Tuttavia, il mio servitore mi ha riferito che avete un problema piuttosto serio da risolvere, è vero? Proprio così, signora. Vede, il nostro paese è stretto dalla morsa della siccità e se non cadrà un po' di pioggia durante le prossime ore, succederà un vero disastro. C'è il serio pericolo di scatenare una guerra senza precedenti, capisce? I contadini sono allo stremo e c'è chi li sta manipolando. Purtroppo, ragazzi, il maggiore dei miei figli, il drago Uragano, si trova sul mare orientale della Cina per assistere ad un matrimonio, mentre il mio minore ha accompagnato sua sorella ad una festa. Tuttavia, siccome mi sembrate due persone oneste e leali, credo che per voi e soltanto per questa volta potrei anche fare uno strappo alle regole. Ecco, tenete. Sarà sufficiente che da questa ampolla lasciate cadere una sola goccia sopra ogni nuvola ed avrete una bella pioggia scrosciante. Ma mi raccomando, ricordate di fare la massima attenzione a non sbagliare la dose. Mai più di una goccia per volta o saranno guai. Felici e soddisfatti per aver ricevuto in dono la preziosissima ampolla, i nostri amici ripartirono verso i territori della Cina, riarsi dalla siccità. Naturalmente, dopo che Chang perse le sembianze umane, era tornato drago per poter trasportare Mulan. Si parte verso nuove avventure, Chang. È fantastico, non sei felice anche tu? Verso nuove seccature, vorrei dire. Io ti porterò nel cielo grigio. Porterò l'ampolla magica. E io ti troverò le nuvole. Una goccia qua, una goccia là. Adesso finalmente l'acqua arriverà. La gente ti termina. E tutti i contadini avranno novità. Una goccia qua, una goccia là, spruzzando sulle nuvole dell'acqua farò piovere. Una goccia qua, una goccia là, così terminerà la Possiamo essere certi che questa pioggia non sia una sventura. Bravo Chang, Drago Chang! Bravo Chang, Drago Chang! Attento Chang, c'è il drago Yuzu che ci sta venendo addosso! Oh no, l'ampolla della pioggia mi è caduta! Che cosa facciamo, Chang? Chi vuole più fare la guerra adesso? Sì, andiamo via. Andiamocene. Non ha più senso. Cosa restiamo a fare? Presto, andiamo via. Certo. Andiamo via. No, fermi, non potete abbandonarmi proprio ora, branco di codardi. Era un passo dalla vittoria, a un passo dalla vittoria, capite? Continua pure la tua guerra da solo, Yuzu. A noi interessava la pioggia e ora possiamo anche tornarcene a casa e ai nostri campi. Siete degli ingrati, ma la pagherete cara. Thank you.
Prima la siccità e adesso troppa acqua. Oh, poveri noi, siamo rovinati. Già, ma come possiamo essere sicuri che questa pioggia così abbondante non rappresenti una fortuna? Mentre i contadini ora si lamentavano per la troppa acqua, il povero Chang era distrutto. E non ce la faceva proprio più a proseguire il volo per tentare di sfuggire al drago. E così decise che l'unica cosa da fare fosse arrendersi al suo destino e accettare con rassegnazione ciò che sarebbe accaduto. Scusami tanto, Mulan, ma sono sfinito. Non ce la faccio più. Sento che le forze stanno per abbandonarmi. Perdonami, ma ormai è la fine. È la fine. Bene, bene, piccioncini. Preparatevi a finire arrostiti tutti e due. Non possiamo arrenderci così. Eh? Che cosa? Ma tu sei una ragazzina. Una bellissima ragazza, per di più. Ah, lo sapevo che in te c'era qualcosa che non quadrava, Nero, certo. Sì, è vero, sono una ragazza, ma questo non mi impedirà di ucciderti, brutto mostro malvagio. Ehi, ma tu possiedi la sacra spada dell'imperatore. Chi te l'ha data? Deve essere mia, la voglio, dammela subito, avanti, ubbidisci. Va bene, l'avrai, ma conficcata nel tuo cuore malvagio. Prendi, mostro. Mia piccola fanciullina, deve ancora nascere chi riuscirà a conficcarmi una spada in corpo. Se speri di sconfiggermi ti sbagli di grosso, femminuccia, che non sei altro. È meglio che tu lo dia a me, questo ferro tagliente, potresti farti male. Dunque, vediamo questa meraviglia. Ehi, da lontano con questa pioggia mi ero confuso, ma ora che posso vederla bene da vicino, direi che questa non è la vera spada sacra dell'imperatore. Si tratta solo di una volgarissima imitazione. Tu, piccola mocciosa, come osi prendermi in giro? Morirai per questo, anzi morirete tutti e due. Vi incenerirò, anzi no, vi farò patire mille pene. Morirete poco per volta, fatti a pezzettini dai miei affilatissimi artigli. È la punizione che vi meritate. Vi incenerirò, vi farò a pezzettini. Ma insomma, quanto la fai lunga, sputafuoco? Ammazzali e falla finita, no? Che cosa stai aspettando? Yuzu, ma dove diavolo sei andato a cacciarti? Ti ho cercato dappertutto, ma non sono più riuscito a trovare né te né il tuo esercito della malora. Bell'esercito, sì, un esercito di pusillanimi. Sono fuggiti via e mi hanno lasciato solo proprio sul più bello. Allora sarà bene squagliarcela al più presto. Hai ragione, meglio andar via subito. Su, avanti, fai presto. Sbarazzati del drago, di quella sciocca ragazzina e poi filiamocela. Anzi no, aspetta, dai a me quella spada. Voglio proprio togliermi la soddisfazione di ucciderli personalmente, quei due ficcanaso. Ehi, socio, si può sapere che ti è successo? Oi, 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 che brutta botta! Che cosa diavolo ti ha colpito? È stata forse la vendetta degli dèi? Bravo, prendimi in giro anche. Sai benissimo che è stato un ignobilissimo fulmine attirato dal metallo di questa inutile spada. Già, meno male che l'avevi presa tu, altrimenti quella saetta avrebbe colpito me e non credo che ne sarei stato molto felice, in fondo. Ehi, ma dov'è sparito il mio prezioso cofanetto? Non trovo più il mio cofanetto. Che sia stato incenerito da quel fulmine malefico. Guarda sul ramo, non sarà quello là per caso? Sì, sì, è proprio lui. E come c'è arrivato sul ramo? Mi sembra più che evidente, sarà di certo stato il fulmine a scaraventarlo lassù. Prendimelo, presto! Sembra ridotto piuttosto male, tutto quanto bruciacchiato. Non ha importanza, su, prendimelo lo stesso. Dai, muoviti! E va bene, però ti avviso che è mezzo rotto. Sembra quasi che stia per aprirsi. No! No! No, accidentaccio! Questa non ci voleva, non ci voleva! Chang, che cosa ti succede? Lo sapevo, lo sapevo! Ecco perché mi mancavano le forze, avevo solo mezza anima. Ora invece sono al completo. Oh, evviva! Evviva! Chang, questa è una notizia meravigliosa. Adesso sembri proprio in forma smagliante. Certo che lo sono. Ora sto benissimo e te lo dimostrerò immediatamente. Guarda cosa faccio. È fantastico, Chang. La tua fiammata ha dissolto quella grossa nuvola sopra di noi e in questa zona ha smesso finalmente di piovere. Mia cara amica Mulan, sono un fenomeno. Insomma, ma non riesci a capire. Dobbiamo partire subito in volo e andare a lanciare fiammate anche a tutte le altre nuvole. In questo modo faremo tornare il sereno su tutta la Cina e salveremo i raccolti di riso dei nostri poveri contadini che finalmente avranno un po' di pace. Acci picchia, Mulan, sei proprio un genio, lo sai? Bella idea, non ci avevo pensato. Avanti, Mulan, saltami in groppa e partiamo immediatamente. L'hai colpito a tradimento, sei solo un grande vigliacco.
Piaciuto lo scherzetto, eh? Come vedi, voi due non andrete proprio da nessuna parte. Noi invece voleremo subito a bombardare con palle di fuoco le truppe imperiali. Addio, mocciosi! Via! Chang, Chang, come stai, amico mio? Rispondi, ti scongiuro, o sarà tutto perduto. Ma cosa mi è successo? Il dragone amico di Yazu ti ha stordito colpendoti a tradimento con una delle sue terribili fiammate. Che cosa? Dov'è quel vile traditore? Dov'è? Voglio ridurlo in polpette. È fuggito in volo insieme a Yuzu. Dobbiamo sbrigarci, inseguiamoli. Bisogna fermarli o combineranno altri guai. Non vedo ancora le truppe imperiali e tu le vedi, Yuzu. No, ma in compenso vedo che quel dannato drago Chang si è ripreso in fretta e che ci sta inseguendo insieme alla ragazzina dalla finta spada dell'imperatore. Guarda! Com'è possibile? Le mie fiammate di solito non perdonano. Credevo di averlo eliminato. Invece, purtroppo, quello ha più vite di un gatto, a quanto pare. E va bene, ora sono abbastanza arrabbiato da toglierlo di mezzo una volta per tutte. A noi due, stupido dragoncello, siamo alla resa dei conti e per te non ci sono più speranze. Eccoli laggiù, Chang. Stanno venendo nella nostra direzione. Non temere, ci penso io. Fuoco! Mancato! E ora tocca a me! Adesso l'abbiamo di coda. Stampa a vedere che faccio, Mulan. Beccati questa! Centrato! Evviva, Chang, ce l'abbiamo fatta! Adesso quei due non potranno più fare del male a nessuno. Grazie a te, piccola Mulan. E poi con il sottoscritto c'è poco da scherzare. Quando mi arrabbio sul serio divento molto pericoloso, te l'avevo detto, no? E così, dopo aver sconfitto i due malvagi, il drago Chang con Mulan in groppa cominciò a volare in lungo e in largo su tutta la regione, sparando terribili fiammate sulle minacciose nuvole nere gonfie di pioggia. In questo modo riuscì a dissolverle, facendo tornare a splendere il sole sull'intera zona colpita dalla terribile alluvione. E in questo modo i raccolti dei poveri contadini si salvarono, vero? Grazie a Mulan e al drago Chang, tutti i raccolti non solo si salvarono, ma riuscirono anche molto abbondanti e la grave situazione di miseria in cui si trovavano i contadini migliorò notevolmente. E poi Chang e Mulan che cosa fecero? Vennero entrambi invitati a corte. L'imperatore della Cina volle ringraziarli personalmente per ciò che avevano fatto e per l'enorme coraggio dimostrato. Mulan, devo complimentarmi con te. Hai salvato il nostro paese, hai compiuto grandi imprese comportandoti valorosamente. Mille grazie, mio grande imperatore. Le vostre parole riscaldano il mio cuore e mi rendono immensamente felice per l'impresa compiuta. E non dimentichiamo anche l'aiuto del tuo amico Drago, che è stato determinante per il tuo successo. Voi due insieme avete formato una coppia formidabile operando per il benessere del nostro popolo. E io voglio ricompensarvi adeguatamente. Il drago Chang resterà al mio servizio per compiere missioni delicatissime in favore del popolo cinese. Anzi, sono certo che grazie a lui, d'ora in avanti e per tutti i secoli a venire, il drago diventerà il simbolo stesso del nostro grande paese. Quanto a te, mia carissima Mulan, in segno di ringraziamento ho il grande onore di nominarti governatore di tutte le province orientali della Cina. Grande imperatore, non so come ringraziarti. Sono commossa per la vostra bontà, ma non posso accettare l'offerta. Come? Non capisco. Nessun mio suddito rifiuterebbe una carica simile. Lo so, mio imperatore, mi dispiace, ma io devo rifiutare. E perché mai? Dimmi. Perché mio padre è vecchio e malato e a niente varrebbe farlo assistere da medici e servitori, credetemi. Se non potesse più avermi vicina, ne soffrirebbe troppo, perciò il mio posto è accanto a lui, mio signore. Se è davvero questo che desideri, allora dimostri una volta di più la purezza del tuo giovane animo. Fa come vuoi, ma almeno accetta questi doni che mi auguro saranno di conforto a te e alla tua famiglia. Vi ringrazio per questa immensa ricchezza. Mio sovrano, sarò felice di poterla dividere con le persone del villaggio. Grazie ancora, grande imperatore, per la vostra generosità. Non lo dimenticheremo mai. Voglio che tu sappia, mia cara Mulan, che sarei felice di poter trascorrere il resto della mia vita accanto a te. Ma la mia natura di drago mi porta sempre in giro per il mondo e perciò mi chiedo se tu avresti voglia di seguirmi in questo mio peregrinare continuo. Allora, che cosa mi rispondi? Su, parla. Chang, sai bene che per il momento il mio posto è accanto a mio padre. Come ho già spiegato all'imperatore, lui è vecchio e malato. Ha bisogno di me.
Ma chissà mai che un giorno le nostre vite non possano incrociarsi di nuovo. Io me lo auguro. Non ti dimenticherò mai, Mulan. Mai e poi mai, amica mia. Ah, nemmeno io, Chang. Nemmeno io. Eh sì, le gesta eroiche di Mulan fecero ben presto il giro dei villaggi. E la ragazza fu ricordata come uno degli eroi più nobili e virtuosi che la storia cinese abbia mai avuto. Poi, Mulan, rivide Chang. Mi dispiace, ma questo purtroppo la leggenda non ce lo dice. Accadde però un fatto straordinario che farebbe pensare alla possibilità di un lietissimo fine. Oh, Mulan, che cos'hai sul braccio? Ti sei fatta male, per caso? No, però è una cosa davvero strana. Poco fa non avevo niente e ora guarda. Hai visto? Quella macchia non è una ferita, ma in realtà è un bellissimo tatuaggio. Che cosa significa? Significa che in un luogo molto lontano da qui, in questo momento, c'è qualcuno a me molto caro che mi sta pensando intensamente. Grazie del tuo pensiero. E a presto, Chang. Vanno in cielo due aquiloni, rosa e blu. Sono draghi iridescenti e vanno su, sempre più su. Tu ragazza coraggiosa, che farai? Sei leggiadra come un fiore, ma combatti con onore, indomabile e